Buongiorno, eccomi. Allora, eccomi ancora perché prima ho fatto un video per Alessandro e adesso però lo faccio un video per me sul mio canale. Praticamente, allora, oggi voglio parlare del karaoke, delle cover del karaoke, che insomma, tantissimi neocantanti e artisti si dedicano a fare cover e a pubblicare poi su YouTube. Volevo precisare una cosa di ieri, che io ieri ne ho fatto un video, il mio video purtroppo non si è sentito bene, causato dal video che ho fatto, ho messo la base sotto un po' troppo alta che andava a soffocare la mia voce. Vabbè, l'importante era che praticamente prima di presentarvi a una casa discografica, mi raccomando, dovete farvi voi un book, un documento tramite il PC dove metterete delle vostre foto, delle vostre demo, dei alcuni video, se avete fatto degli spettacoli, dei video, una vostra biografia e so anche delle recensioni che avete appunto dai vostri fans. Ed è importante quello, anche perché più materiale avete, più quando ci si presenta a una casa discografica, la casa discografica ha più materiale da visionare, e quello è importante. Poi, per quanto riguarda invece i canali di YouTube, io ne seguo tanti, io però seguo più che altro i canali dei cantanti dove appunto fanno le cover. Ieri mi sono imbattuta, a parte la gallina padovana, che secondo me è bravissima, le sue parodie sono veramente eccezionali, anche in un altro canale, che adesso però purtroppo non mi ricordo il nome, di questo ragazzo, chiamiamolo così, che faceva una cover di Fabrizio Moro e ha fatto, a me piace tantissimo Fabrizio Moro, lo adoro come cantante perché secondo me lui è un cantatore e le sue canzoni veramente sono eccezionali, lui è un poeta, veramente, anche perché poi Fabrizio Moro scrive anche per i testi, anche per altri cantanti, no? E vabbè, ho trovato questo ragazzo su YouTube che cantava l'ultima canzone di Fabrizio Moro veramente bene, uguale, precisa, uguale, come se fosse lui proprio il sosia di Fabrizio Moro. Vabbè, io poi, vabbè, adesso volevo parlare un po' del karaoke, che vabbè, io sono su PC adesso, il mio schermo, e ho notato, vabbè, mi sono dilettata anch'io a fare delle cover sul mio canale, non sono comunque una cantante, io non so cantare, non canto malissimo, sono stonata e non è appunto quello che io vado a cercare cantanti, non, ripeto ancora, non canto. E praticamente, vabbè, ho notato in alcune canzoni che propone YouTube del karaoke, allora innanzitutto tanti non ce ne sono, perché io l'altro giorno volevo cantare una canzone della Gianna Nannini e purtroppo YouTube non me la dava come karaoke, ma me la dava come canzone semplice. Vabbè, che poi c'è quel programma che si può scaricare, YouTube Karaoke, dove appunto si può trovare tutte le basi che uno ha voglia di cantare. Ho notato però che alcune basi di karaoke sono diverse da quella originale, cioè praticamente viene, tra virgolette, tante volte arrangiata in un modo diverso. Vi faccio sentire un esempio, due esempi. Io adesso ho trovato due canzoni, una dei Tricarico, Io sono Francesco, e l'altra sarà La notte vola della Cuccarini, no? Canzoni così abbastanza semplici che mi è venuto in mente perché erano canzoni che comunque io ho fatto. Vi faccio sentire questa. Allora, praticamente dei Tricarico, la prima versione e la seconda versione. Prima versione, come parte? Qua è più marcata. La seconda versione è praticamente, la seconda versione, ve la faccio sentire, è questa qua, meno marcata e sembra fatta, arrangiata in un altro modo. Ecco, io già lì, avendo provato a cantare questa versione, mi sono andata, mi sono impappinata. Infatti ho preferito cantare la prima versione che vi ho fatto sentire. Poi,
Andiamo a sentire La notte vola di Lorella Cuccarini. Allora, abbiamo questa versione qua, che questa qua, vediamo, apriamola, che è un po' diversa, ma lievemente, perché c'era una versione praticamente, sentiamola, alziamo un po'. Qui non c'è perché non è ancora arrivato il testo. E anche sembra già che uno dovesse già partire a cantare. Ecco, allora io qui non mi ritrovo a cantare questa canzone. La prima versione io assolutamente non mi ritrovo a cantarla. Sentiamo la seconda versione. Diversa all'inizio, lo stacco iniziale è diverso, però io qua questa qui sono uscita, mi trovavo più nella cover della canzone, magari non si sente la mia voce perché adesso è anche altri. Lievemente sono riuscita a trovarmi più delle mie corde. Infatti, ci sono appunto canzoni che secondo me del karaoke non corrispondono esattamente al testo, al testo originale, alla traccia musicale originale, viene un po' modificata. Poi, per quanto riguarda chi fa i video di cover su, poi che li pubblica su YouTube, ci sono appunto dei programmi che si possono scaricare da internet o su varie applicazioni, su Google Play, tra cui uno dove puoi modificare il tuo video, anche la tua voce, anche la tonalità, metterla insomma a livello giusto, l'equalizzatore, insomma, sono carini come programmi perché così il brano che uno fa risulta più gradevole da sentire rispetto a quando uno canta così proprio come faccio io tante volte, senza solamente con il mio microfonino e il mio mixer, ma poi non vado a modificare chissà che cosa, una cosa molto semplice, no? Però così può essere anche una cioè fare anche versioni così carine. Niente, volevo solamente sottolineare questo, che appunto le tracce di alcune tracce di alcune basi di karaoke sono una diversa dall'altra e purtroppo tante volte io parlo di me stessa, faccio fatica, non mi ritrovo nella canzone. Posso chiudere il mio video, anche perché sono già a 8 minuti, penso di parlare poi, di altre cose domani o in giornata. Chiudiamo, perché adesso mi